dado è tratto, il comune di Pordenone ha deciso di passare all'azione contro quel gruppo di persone che da mesi tengono in scacco un quartiere della città con lanci di bottiglie, sputi per terra, cani pericolosi e altre amenità di questo tipo, con un'ordinanza che abbiamo definito l'ordinanza antisbandati. È un'ordinanza che rafforza la legislazione vigente, no? Dando alle forze dell'ordine la possibilità di intervenire in maniera più incisiva per riportare l'ordine in quello spicchio di città che è costituito dal Piazza Duca d'Aosta, Via Don Sturzo, Via Rovereto, Piazza Costantini. In quest'area del centro, come avrete letto nelle cronache delle ultime settimane e degli ultimi mesi, questo gruppo di persone aveva creato condizioni di scarsa vivibilità e anche di offesa proprio al degrado e al senso della dignità di una città. E il sindaco appunto ha deciso di passare all'azione con un'ordinanza che è divenuta subito un caso nazionale, perché le forzature, insomma, a livello anche di interpretazione di questa ordinanza hanno fatto sì che nel dibattito nazionale a livello mediatico passasse il concetto che a Pordenone era impossibile fermarsi a parlare per due persone o più nell'area presa in esame, salvo essere multati da 25-500 euro o addirittura essere arrestati. Cosa dice invece l'ordinanza del sindaco? Dice che due persone che creano disturbo, che danno luogo ad eccessi in quest'area, non solo cagionano l'intervento della polizia municipale che le fa smettere, ma questo c'era anche in base alle norme vigenti fino al giorno prima. Ma mentre prima arrivavano i vigili e potevano multare queste persone che, essendo sbandati, pancabestia e altri gruppi di persone poco propensi poi ad andare allo sportello a pagare effettivamente la sanzione, adesso dicevamo gli agenti con questo documento hanno la possibilità di prelevare la persona che non dovesse desistere da questo comportamento e di arrestarla. Ci sono pene fino a 3 mesi di arresto per questo genere di comportamenti. Quindi è un rafforzamento di una legislazione già vigente, fatto su misura per questo gruppetto e su misura per queste strade. Cos'è passato invece a livello mediatico nelle prime ore, soprattutto su alcuni organi di stampa, insomma, per fortuna non il nostro, ma insomma, su alcune televisioni? È passato il concetto che a Pordenone era improvvisamente tornato un regime fascista, per cui se due persone si fermavano a parlare per strada erano passibili di multa o addirittura di arresto, una cosa che ha fatto, insomma, gridare lo scandalo mezza Italia, salvo poi costringere il sindaco a precisare una serie di contorni di questa ordinanza e il succo e riportare le cose alla normalità. Vedremo adesso se effettivamente il provvedimento funzionerà, come ha messo Gero Veneto, giorno per giorno stiamo tenendo d'occhio l'area in esame e vedremo appunto se questo gruppetto di persone, insomma, avrà finalmente le mani legate da una normativa rafforzata e se le forze dell'ordine riusciranno a riportare la tranquillità in quel quartiere. Le cose che ci rimangono sono un comune che è stato pronto a intervenire prima con i servizi sociali, poi con la polizia municipale e infine con l'ordinanza, è un impianto legislativo che purtroppo lascia ancora una volta ai sindaci il compito di integrare una serie di disposizioni che, prese da sole, non bastano a far sì che le forze dell'ordine stoppino comportamenti che per la gente diventano pesanti e onerosi in termini di tranquillità sociale.